this is station. I'm ready for the event. Houston, this is station. I'm ready for the event. European Space Agency, this is Mission Control in Houston. European Space Agency, this is Mission Please Control in Houston. Call station for a voice check. Samantha, ci senti? Lisa Pio, Elena Filippazzo from ASI headquarters. Can you hear us? Lisa Pio, Elena. Lascio ora la parola al Presidente Battiston. And European Space Agency, I have you loud and clear. Cara Samantha, sono Roberto Battiston, ti saluto dall'Agenzia Spaziale Italiana. Ci hai sentito? Buongiorno Presidente, è un piacere sentirla. Benissimo, siamo qui nella grande sala dell'ASI con un paio di centinaia di ragazzi entusiasti, ti stanno tutti quanti fotografando, sono partecipanti delle varie scuole master di questa iniziativa Lessons on ISS che tu conosci bene e quindi siamo qui per incominciare a porti delle domande. Mi pare che hai una forma smagliante, complimenti, evidentemente ti fa molto bene rimanere nello spazio. Se lei mi lascia Presidente io sto anche un po' più a lungo. Non dipende da noi, ma se possiamo ci proveremo, vediamo un po' di convincere la NASA e l'ESA. Ti faccio subito una prima domanda riferendomi al fatto che nel discorso di fine anno il Presidente Napoletano ti ha menzionato tra gli italiani campioni di cultura e di solidarietà, sottolineando l'importanza della ricerca scientifica nello spazio. Che cosa di quello che hai avuto dall'Italia ti sta aiutando di più in questo tuo soggiorno nello spazio? Sono 60 giorni oggi dall'inizio di Futura, che bilancio fai in questo momento? Come ti senti? Sei ancora una terrestre o stai diventando un'aliena? Beh, in effetti mi sento ormai un po' extraterrestre in questo che a me piace chiamare l'avamposto dell'umanità nello spazio. Ormai mi sento molto a casa, penso ormai di muovermi molto agevolmente, di conoscere ogni angolo, anche se ogni tanto c'è comunque qualche sorpresa perché è un avamposto, una struttura estremamente complessa, però devo dire ormai mi sento molto a casa e credo anche di essere diventata abbastanza efficiente nel lavoro. E un bilancio sicuramente molto positivo. Vabbè, per me personalmente penso non serva neanche dirlo perché è semplicemente un'esperienza eccezionale che ogni giorno mi dà grande gioia. Dal punto di vista naturalmente del programma scientifico che vogliamo portare avanti, abbiamo fatto cose importanti in questi ultimi due mesi, degli esperimenti dell'Agenzia Spaziale Italiana diversi, ormai abbiamo fatto le prime sessioni sperimentali, quindi di Blind and Imagined, questo esperimento di neurofisiologia che studia l'adattamento del cervello alle condizioni di assenza di peso e di microgravità, abbiamo fatto già due sessioni sperimentali, abbiamo fatto proprio di recente, grazie a Dragon che è arrivato la settimana scorsa e ci ha portato il materiale, abbiamo fatto le prime sessioni degli esperimenti Dream Brain e Wearable Monitoring, quindi sul sonno e sulla circolazione del sangue, ho fatto varie raccolte di campioni per l'esperimento Bone Muscle Check e poi naturalmente tanti altri esperimenti, adesso li ho tolti, mi hanno dato il permesso di toglierli per questo evento, però sto portando per 36 ore dei sensori per l'esperimento Circadian Rhythms sui ritmi circadiani, lì dietro alla telecamera voi non lo vedete ma c'è una luce un po' rosa, non so se si vede, perché stiamo crescendo delle piantine, anche questo è un esperimento che è arrivato da poco. Negli ultimi giorni ho avuto a che fare con dei moscerini della frutta di cui studiamo l'adattamento, in particolare l'adattamento dei geni che controllano le malattie e di cui ne condividiamo molti. Noi esseri umani con questi moscerini della frutta sembra strano, ma il 70% dei geni sono gli stessi. E guardando qui sotto vedo Cubic, che è un hardware, un equipaggiamento costruito e sviluppato in Italia per poter fare in maniera semplice e veloce degli esperimenti, e lì la settimana scorsa ho fatto T-cell sulle cellule responsabili della risposta immunitaria dell'organismo e quindi come si adattano, come cambiano, come cambia la risposta immunitaria in microgravità. Sono le prime cose che mi vengono in mente, ma questo è un laboratorio dove si lavora molto e dove si fa ricerca scientifica in continuazione.
Eccellente, grazie. Prima di passare la parola a Elena Grifoni Winters, volevo informarti del fatto che stai avendo grande successo non solo nel contesto delle attività scientifiche, ma mi raccontavano per esempio che dal parrucchiere le donne chiedono il taglio alla Samantha. Quindi stai cambiando le abitudini, diciamo, estetiche degli italiani, quindi questo è un effetto, diciamo, che inaspettato ma efficace, e perfino i comici stanno incominciando a prendere spunto da voi astronauti facendo esilaranti gag sulla Luna, quindi stiamo andando molto forte. Samantha, ciao, sono Elena, è veramente, veramente un piacere vederti. Sono... I capelli, posso solo dire che devo fare un grande complimento al mio collega di equipaggio. Samantha, ricomincio, sono Elena, mi fa un grandissimo piacere vederti. E fra l'altro ho appena sentito che vorresti rimanere più a lungo sulla stazione, non so come fai, perché io in quella confusione ci reggerei, credo, 3 giorni. È sicuro che è una confusione organizzata, è un po' come quando sei ragazzina che i genitori arrivano e ti dicono metti a posto la tua stanza, tu dici no, non sia mai perché io so esattamente dove è tutto. Ecco, anche qui a bordo sembra che ci sia confusione, ma in realtà è tutto estremamente organizzato, abbiamo tutto in inventario e per me sembra sempre un miracolo. Ogni volta che mi serve qualcosa, devo cercare qualcosa, basta una chiamata o a Monaco o a Houston o a Huntsville e immediatamente ti sanno dire dove andare a trovare qualsiasi cosa tra le decine o probabilmente centinaia di elementi, items che hanno in inventario, quindi è eccezionale. Meno male, questo è veramente rassicurante. Ma ora passo a una domanda un pochino più seria. La tua missione si chiama Futura, il tuo sito si chiama Avamposto 42, che sono dei nomi che evocano, se vuoi, una missione di voi astronauti come pionieri, forse non tanto come pionieri, ma per preparare il passo successivo dell'esplorazione umana nello spazio. Ora nello spazio ci sei, ci vivi, ci lavori. Potresti darci qualche esempio concreto del lavoro che state facendo e che servirà per le prossime missioni umane nello spazio? È una domanda interessante, secondo me la risposta si estende su diversi piani. Quello più evidente, se vogliamo, è quello della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico. Molti degli esperimenti che facciamo a bordo sono sulla fisiologia umana, quindi ci permettono di capire come si adatta il corpo umano alla condizione di assenza di peso, all'esposizione all'ambiente spaziale per lungo tempo. Quindi adesso facciamo 6 mesi, addirittura quest'anno inizieranno 2 missioni, quindi 2 colleghi resteranno qui a bordo per un anno intero. E se da una parte questi esperimenti ci permettono di comprendere a livello fondamentale come funziona il nostro corpo e quindi in generale hanno delle implicazioni importanti per quanto riguarda la salute, la medicina e la vita sulla Terra, d'altro canto naturalmente ci permettono anche di capire quali effettivamente sono i problemi che incontra il corpo e anche la psiche, il cervello dell'essere umano nello spazio, e quindi ci permette di affrontare le difficoltà che sicuramente ci saranno in futuro quando ci avventureremo più lontani oltre l'orbita bassa. Discorso molto simile per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologia. La stazione spaziale è un laboratorio eccezionale, secondo me. Non so se ci rendiamo conto di che cosa abbiamo a disposizione quassù, le dimensioni, la complessità, l'alimentazione elettrica che abbiamo a disposizione, la gestione dell'equilibrio termico, cioè sono tutte cose veramente eccezionali che non dovremmo dare per scontate, quindi credo sia davvero importante che continuiamo, come stiamo facendo, a sfruttare questa struttura incredibile che abbiamo per fare sviluppo di tecnologia che, ripeto, ci permetterà poi di andare oltre l'orbita bassa. Però ci sono anche altri aspetti, cioè l'aspetto delle operazioni, come si mantiene in funzionamento, quindi operativa 24 ore su 24, 7 giorni a settimana, una struttura così complessa. Non sono cose evidenti. A me piace sempre dire sì, grandissima l'impresa di 50 anni fa di andare sulla Luna, però è stata una cosa breve di qualche giorno e poi è finita lì. La stazione spaziale sono oltre 10 anni che funziona in maniera continuativa e non è banale mantenere le operazioni in maniera robusta per tutto questo tempo, quindi queste sono cose che ci portiamo dietro come bagaglio, come eredità per missioni future. E poi l'altra cosa è la cooperazione internazionale, anche questa non dobbiamo darla per scontata.
siamo capaci oggigiorno sulla stazione spaziale di lavorare insieme, americani, russi, europei, giapponesi, canadesi, in maniera efficace, ripeto, supportando queste operazioni complesse e lavorando insieme in sinergia con team, con squadre distribuite in giro per tutto il mondo. E credo che sia evidente che missioni oltre l'orbita bassa potranno solo essere uno sforzo internazionale congiunto, e quindi queste capacità che abbiamo acquisito, che ripeto non sono cose banali e non dovremmo darle per scontate, sono una grande eredità che ci lascerà la stazione spaziale, credo. Buonasera Samantha, sono il generale Salerno, ti chiedo una risposta veramente telegrafica, secca. Ho parlato ai ragazzi prima, agli studenti, ho accennato alla tua esperienza in Forza Armata, ti voglio chiedere se, che cos'è in particolare che ti ha aiutato della tua esperienza in Accademia prima, reparto operativo dopo, in questo incarico che stai avendo ora. Io direi almeno tre cose: l'abitudine a lavorare, ad interagire con macchine e tecnologie complesse, l'abitudine a lavorare in un ambiente operativo, quindi a seguire delle procedure, ad avere attenzione al dettaglio, a comunicare in maniera efficace con il resto della squadra per un obiettivo comune, in modo che tutti si possano affidare al fatto che farò esattamente quello che è previsto che faccia e che sono addestrata a fare. E la terza cosa, forse più intangibile, è una predisposizione al lavoro di squadra, al mettere l'obiettivo della squadra davanti, se vogliamo sembra banale, ma a non lamentarsi, all'avere una certa tolleranza per le avversità, ad adattarsi, ecco, sono cose che credo nella vita militare insegna. Passiamo alle domande dei ragazzi, brevi domande, brevi risposte, così abbiamo la possibilità di avere tutti quanti che dicono qualcosa, prego. Salve, sono Gaia Guida del Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano. Tra gli esperimenti che state conducendo sulla Stazione Spaziale Internazionale, quali sono finalizzati a migliorare la condizione umana sulla Terra e quali invece a scoprire la possibilità di vita extraterrestre come le SPOS? Io direi che la maggior parte sono senz'altro finalizzati ad applicazioni terrestri, quindi esperimenti dedicati alla scoperta di vita extraterrestre sono più l'eccezione, ma la maggior parte degli esperimenti che facciamo qui sono di studio della fisiologia umana, della biologia, delle scienze della vita, delle scienze dei materiali, della scienza dei fluidi, tutte cose che hanno delle applicazioni o a livello di conoscenze fondamentali o proprio immediate applicazioni tecnologiche sulla vita e sulla tecnologia che abbiamo a disposizione a terra. Sono Federico Lorenzi, Liceo Classico Socrate di Roma, lei un modello per tutti i giovani d'Italia. Ultimamente si è sentito molto parlare di una futura ma non troppo remota colonizzazione di Marte. Sull'ISS si compiono esperienze che possano preludere a questa nuova avventura, e la sua esperienza gliela fa ritenere realmente possibile? Credo che bisogna essere realisti e non illudersi. La colonizzazione di Marte non è alle porte. Prima di una colonizzazione di Marte io credo sicuramente che ci saranno missioni esplorative, quindi un andare su Marte e un tornare, e questo già è un primo passo che non è neanche questo succederà domani. Però è anche vero, e questo è importante ricordarcelo, che stiamo lavorando proprio per quell'obiettivo, quindi per mettere piede su un pianeta che non sia il nostro, nel nostro sistema solare. E tutto quello che facciamo a bordo della stazione spaziale, nella ricerca spaziale in generale, ci permette di sviluppare quelle conoscenze e quelle tecnologie che un giorno ci permetteranno di fare questo passo, che ripeto non è domani, ma sicuramente nel medio termine sarà possibile. Io sono molto ottimista. Salve, Claudia Cosenza del Liceo Scientifico Filippo Silvestri di Portici, Napoli. Vivendo sull'ISS si va incontro a un'irradiazione maggiore di raggi cosmici, pari a 600 millisievert all'anno, rispetto alla Terra protetta dall'atmosfera. Quale protezione adottate? Percepisce già i sintomi di tale esposizione ai raggi, come la stanchezza o la visione di raggi di luce? Beh,
Devo dire, la visione di raggio di luce non mi è mai accaduta, è una cosa curiosa che a qualche astronauta succede, a me non è mai successa, ma magari succederà. E sulla stazione spaziale devo dire siamo abbastanza protetti, siamo a 400 km, quindi quella che si chiama orbita bassa, e quindi siamo ancora all'interno di questa fascia protetta intorno alla Terra, dove i raggi cosmici non passano, quindi non arrivano in maniera significativa. Il problema però è molto significativo e importante per quanto riguarda missioni future oltre l'orbita bassa, di cui abbiamo parlato diverse volte, quindi se non è un problema per noi lo sarà per missioni future, e quindi è una di quelle sfide che vanno affrontate, che vanno vinte per rendere possibile questa missione verso Marte di cui abbiamo parlato. Salve, sono Gabriele Piersimoni del Master in Scienze e Tecnologia Spaziale di Tor Vergata. Nel corso di questi mesi, più volte nei tuoi diari hai parlato dell'importanza della fiducia negli altri membri del tuo equipaggio, del vostro equipaggio. E quanto è importante questo per il successo della missione? Puoi darci qualche esempio per farci capire appunto l'importanza di questa fiducia reciproca? È assolutamente fondamentale, non soltanto nei colleghi di missione, ma quando vai nello spazio, ti siedi in cima ad un razzo e ti affidi, metti la tua vita nelle mani delle dozzine, centinaia di persone che lo hanno preparato, che lo hanno approntato al lancio, quindi questo è un mestiere in cui devi avere assoluta fiducia nella squadra che ti supporta, e naturalmente nella tecnologia, che però non è altro che un'espressione del talento, della dedizione e del lavoro della squadra, del team. Ti faccio un esempio del recente: la settimana scorsa abbiamo avuto è suonato l'allarme di emergenza di fuga d'ammoniaca sulla stazione spaziale, che poi si è rivelato un falso allarme, per fortuna. Però in una situazione del genere non è che ognuno può controllare qualsiasi cosa, no? Ti devi fidare del tuo collega che chiude il portello in maniera corretta, in modo che se c'è una fuga l'ammoniaca non arrivi, ti devi fidare dell'altro collega che prende le misure e ti dice non c'è ammoniaca, puoi togliere la maschera. Non è che ognuno può andare a verificare ogni cosa, no? Quindi quando tu ti togli la maschera ti fidi del collega o della collega che ha fatto quella misurazione della concentrazione di ammoniaca, ed è tutto così, è un continuo a doversi affidare, ma è semplice farlo, perché sappiamo che tutti quanti, se siamo qui, è perché abbiamo ricevuto lo stesso addestramento, e quindi siamo tutti quanti preparati ad affrontare le situazioni che si presentano. Salve, sono Andrea Terracciano del Master in Sistemi di Trasporto Spaziale della Sapienza. Sulla Terra siamo abituati ad associare le fasi della giornata con le nostre attività quotidiane. Sulla stazione spaziale, invece, le innumerevoli albe e tramonti vissute nell'arco delle 24 ore cambiano la percezione della progressività del tempo, e le attività quotidiane sono affidate principalmente al tempo segnato dagli orologi. Si riesce a stabilire una routine legata alla percezione del trascorrere del tempo piuttosto che da quello segnato dagli orologi stessi? Ma credo che la percezione del tempo sia proprio influenzata dagli orologi. Noi abbiamo un'agenda elettronica che in un certo senso è padrona della nostra giornata. C'è una linea rossa su questa agenda elettronica che segna il tempo, dove siamo, e che si muove da mattina a sera, anche durante la notte, e ci sono computer che mostrano questa agenda elettronica in tutta la stazione spaziale, quindi un gesto che compiamo quotidianamente decine, se non diverse decine di volte, di andare a vedere allora dov'è la linea rossa, dove sono, qual è la prossima cosa che devo fare, quindi sicuramente è una, diciamo, il tempo è cadenzato in maniera, se vogliamo, artificiale in questo modo. Credo però che i ritmi circadiani si adattino abbastanza, nel senso che io mi sveglio in maniera abbastanza spontanea la mattina verso le 7, la sera sono stanca più o meno quando è ora di andare a dormire, quindi credo che in qualche modo i ritmi circadiani comunque si adeguino. Questa però è una mia percezione soggettiva. Come accennavo prima, sono uno dei soggetti di un esperimento che si chiama Ritmi Circadiani, che vuole proprio studiare questo, quindi in maniera più oggettiva, più scientifica, più quantitativa, come effettivamente i ritmi circadiani del corpo si adattano a questa condizione molto particolare di vivere sulla stazione spaziale. Io sono Martina Zappitelli del Liceo Classico Socrate di Roma. Osservare il nostro pianeta dallo spazio lo mostra come un sistema delicato e che stiamo danneggiando irreparabilmente?
sicuramente dallo spazio hai la percezione del fatto che siamo tutti su questa astronave che è la Terra, che è l'unica che abbiamo e che come un'astronave che abbiamo costruito noi dobbiamo tenere in buon funzionamento, perché, ripeto, non ne abbiamo un'altra. E quindi se effettivamente, e penso che sia vero, in parte la stiamo danneggiando, credo che dobbiamo, e sono certa che avremo come esseri umani, l'intelligenza e la saggezza di renderci conto che i danni che abbiamo fatto li dobbiamo riparare, e dobbiamo fare più manutenzione preventiva per il futuro, in modo da mantenerla in forma questa nostra astronave Terra, che ci contiene tutti quanti e che ci porta in questo viaggio attraverso l'universo. Molto bello questo tuo messaggio, che associa la fragilità della Terra alla fragilità della stazione spaziale e la capacità dell'intelligenza di mantenere in funzione sia l'una, speriamo, che l'altra, certamente. Cara Samantha, ti ringraziamo tantissimo, è stata un pomeriggio, una videoconferenza interessantissima, penso che i ragazzi hanno imparato, ma non solo i ragazzi, un sacco di cose. Io colgo l'occasione per salutarti calorosamente da parte di tutti quanti, generale Salerno, Elena che è di fianco a me, e tutti i ragazzi qui presenti nella sala. Speriamo, intendiamo rivederci presto, come sai questi appuntamenti ne abbiamo ancora almeno un paio, forse tre, nei prossimi mesi. Ti auguriamo tantissime buone cose, un grande caloroso saluto dall'Italia. E io ricambio, anzi vi dico, vi abbraccio virtualmente con grande affetto, e davvero un saluto particolare, un in bocca al lupo e un incoraggiamento agli studenti, alle studentesse, ai ragazzi e alle ragazze. Davvero grazie del vostro lavoro, so che avete lavorato sodo sui progetti che conosciamo, e quindi in bocca al lupo e buona fortuna a tutti.